Bentrovati. Con questo breve video vi voglio spiegare come fare gli aumenti pieni a inizio e fine riga nella lavorazione del filè. Nella info box vi lascerò il link di un altro video in cui ho spiegato, sempre nella lavorazione del filè, come fare gli aumenti a inizio e fine riga, ma di spazi vuoti. Io mi sono preparata uno schema per un lavoro che devo fare che prevedeva l'inizio con 10 quadratini pieni. Poiché io odio fare le catenelle, il mio lavoro l'ho iniziato direttamente con il sistema degli aumenti e le maglie alte doppie. Ho lavorato anche la seconda riga e vado ad iniziare la terza, che come da schema prevede un aumento di 4 quadratini pieni. Ogni quadratino pieno sappiamo che nel filè è composto da 4 maglie consecutive, ma sappiamo anche che l'ultima maglia del primo quadratino è anche la prima del quadratino successivo. Quindi per 4 quadratini, quindi conteremo 12 catenelle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. La prima maglia alta la sostituiamo con 3 catenelle, 1, 2 e 3. E la seconda maglia alta la andiamo a lavorare nella quinta catenella a partire dall'uncinetto e sono 2. Sono 3 e sono 4 e abbiamo aumentato di un quadratino. 1, 2 e 3. Secondo quadratino. 1, 2 terzo quadratino 1 2 e 3 sulla prima maglia disponibile abbiamo l'aumento del nostro quarto quadratino. 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 1, 13. Maglie alte. Continuo la mia lavorazione e ci vediamo per gli aumenti di fine riga. Sono arrivata alla fine della riga. Vado a lavorare l'ultimo punto alto in base al mio schema e adesso dovrò aumentare, come per l'inizio della riga, di 4 quadratini e andremo a procedere con l'aumento lavorando maglie alte doppie chiuse alla base della maglia precedente. Quindi carico 2 volte il filo, entro alla base della maglia in cui ho lavorato la maglia alta precedente e vado a lavorare la prima maglia alta doppia di aumento. Dare i nostri 4 spazi pieni andremo a lavorare per 12 volte. Una, due, tre, sempre entrando con l'uncinetto alla base di quella precedente, quattro, cinque,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E abbiamo terminato il nostro aumento di 4 spazi pieni. 12 maglie alte doppie perché il tredicesimo punto è dato dall'ultima maglia che chiude la riga in lavorazione. Giro il mio lavoro e procedo con il prossimo aumento previsto dallo schema.